liberati è perché 5 Stelle partecipano alla protesta, al presidio. Proprio ieri sera ha emanato un comunicato più o meno delirante. In linea con i nostri valori. Qui siamo di nuovo dentro la punta, una crisi ambientale, l'Umbra, che peraltro è estesa, non è soltanto aperta. Oggi si potrebbero decidere le sorti dei prossimi 30 anni in merito all'incenerimento ulteriore dei rifiuti, oggi è il 4 settembre, e quindi noi non possiamo non esserci. Noi non possiamo non esserci per dire no. No a questa prospettiva di sviluppo che non c'è. Le uniche imprese che arrivano a Terni evidentemente che hanno una sorta di favoritismo ambientale, socio-politico, sono queste, dobbiamo presumere, visto che siamo 92esimi per attrattività degli investimenti in Italia. Però dobbiamo farci delle domande. Questa impresa, queste aziende non creano certo posti di lavoro, distruggono l'ambiente, determinano un ulteriore impoverimento sotto il profilo sanitario, un ulteriore ammorbamento. Questo genera ulteriori costi per il sistema. A che cosa serve? La domanda resta sospesa.